In strada gira voce che i mietitori stiano per inviare un corriere in questa zona. Da un'occhiata. Non so cosa succede. Senti questa. Viene da me una ragazza e mi chiede se posso farle avere il tuo autografo. Cosa sono, il tuo maggiordomo? Però era una discreta gnocca. Magari scarabocchio il tuo nome su qualcosa e vedo che cosa succede. Moya si mette male. Ci sono malati ovunque. E l'acqua della fontana è nera. Ok. Vieni via da lì. Dobbiamo trovare una soluzione. Andiamo, respira! Respira! Che ci fai tu qui? Moya voleva che vedessi che succede alla fontana. Chi è Moya? Non importa. Guarda, Trisha, so cosa ha detto quel tipo di me. Mia sorella è morta a causa tua. Lo giuro, non sapevo cosa ci fosse in quel pacco. Non voglio sentire. Vuoi essere d'aiuto? Bene, allora chiudi quella valvola. È incastrata e non gira. Quel liquido nero entra nella fontana da lì. Tutto negli occhi. Ti prendo un solvente dalla mia auto. Seguimi. Ti stavo osservando. Aspettavo questo momento. Con pazienza. Chi sta facendo? Lei ti odia. Ti detesta. Il tuo potere la spaventa. Non ti amerà. Posso fartela dimenticare, sai? Tutto quello che avete condiviso. Sbattuto con un sospiro. Niente più dolore, niente più sofferenza. Resisti. Grazie. È l'ultima volta che ti aiuto, Cole. Se ti riempi ancora di quella roba, dovrai aspettare che svanisca da sola.
Ho sistemato la fontana, Moya. Ho dovuto chiudere la condotta che la riforniva. Ci sono altre due condotte nell'area. Ricevuto. Le chiudo e vediamo che succede. Santo cielo! Così tante emozioni intrappolate senza fuga. Perché? Lei non è il tuo livello. Tu meriti meglio. Stai zitta. Sei completamente solo, sai. A nessuno importa di te. Né alla ragazza, né alle persone a casa. E alla donna sua. Soltanto io ti amo. Ti ho sempre amato. Sempre e comunque. Per l'amor del cielo, vai via! Se apro quella valvola, quella merda mi esploderà tutta quanta in faccia. Farà male e mi stordirà di nuovo. Però potrei costringere questo tipo a farlo. Ad aprire una crepa, quella crepa si estenderà e si allargherà e poi il mondo verrà giù. È solo questione di tempo. Ora che le va, tu non conosci l'amore, non quello vero, te lo insegno io. Il bastardo capirà che cosa si è perso.
C'è un'autocisterna collegata alla tubatura. Deve essere da lì che viene l'epidemia. Distruggila. Che diavolo è quella roba? Un tipo di agente per controllare la mente. Sembra organico, ma non so come facciano a produrlo. Sì, beh, di sicuro ha fatto effetto su di me. Torno da Zik. Mi sta scoppiando la testa. Mi pare di aver visto uno di quei camion dei mietitori laggiù. Dovresti andare a distruggerlo.
Non puoi ridare la radiosfera ai federali. Ho scelta. Amico, sai cosa ci faranno con una cosa così? Specialmente se è coinvolto il Pentagono. Si tratta dell'arma definitiva. E cosa suggeriresti, Jedediah? La nascondiamo sotto il divano? Solo mamma mi chiama Jedediah, ma ora non importa. Ascolta, io dico di forzare quella bellezza e dare a tutti dei poteri. È l'unico modo per non essere fottuti. Beh, per me siamo già fottuti. Ho indicato sul tuo GPS la prossima sottostazione, Cole. Non dovrei cercare John e la radiosfera? Considera la questione nel suo complesso. Ogni volta che ridai corrente a una zona della città, i tuoi poteri aumentano. Vale la pena investirci un po' di tempo. Ti richiamo quando hai riattivato la sottostazione.